Buongiorno a tutti, spero che vi siate collegati e che tutto funzioni. Direi di iniziare con questa breve pillola sul visual journalism e su quanto l'immagine ha cambiato la nostra percezione delle notizie e soprattutto come questo possa diventare oggi un mestiere per chi si occupa appunto di giornalismo. Prima di tutto vi presento. Sono Paolo Schianchi, mi occupo di Visual Communication e Interaction Design presso l'Università USB. Sono ovviamente in libreria con il testo Visual Journalism, Immagine è la notizia, e sono riconosciuto tra i principali teorici di visual marketing, visual design e visual literacy. L'approccio che ho è prevalentemente teorico, quindi mi scuso subito se in alcuni punti dovrò essere più teorico che pratico, ma in fondo se la teoria della visual communication non entra in noi, non iniziamo a prenderne atto, è difficile poi capire come le immagini influiscono sul nostro lavoro. Ma andiamo dritti al dunque e partiamo da queste due immagini. Da un lato abbiamo un'immagine tecnica, quella come vedete, di un feto, e dall'altra parte invece abbiamo un'immagine presa in tempo reale da cui si fa partire proprio la professione del visual journalism. La domanda da cui voglio partire è proprio questa: quanto queste due immagini hanno cambiato la nostra percezione del mondo? Sicuramente tantissimo. La prima perché è considerata una delle prime immagini tecniche che tutti abbiamo imparato a leggere. Se ci pensate, ad esempio, le altre immagini tecniche, come possono essere, so, l'andamento della borsa, non sono facilmente leggibili a tutti, mentre questa invece, dagli anni 70 in poi del Novecento, ha cambiato la nostra percezione della vita, ha cambiato il nostro rapporto con quello che succede e che è la gestazione della vita. Dall'altra parte c'è invece il momento cruciale della nascita del visual journalism, proprio l'attentato dell'11 settembre. Questo perché? Perché di quell'evento, a chiunque si chieda che cosa è successo in quella data alle Torri Gemelle, immediatamente la risposta sarà una risposta visiva. Ovvero, non ci verrà raccontato un evento dal punto di vista storico, ma quasi un evento come un'azione hollywoodiana, cioè c'è chi ci racconterà degli aerei che si schiantano contro le Torri Gemelle, chi invece racconterà che so, delle persone che si lanciano dai grattacieli o la polvere per Manhattan, però comunque in tutti i casi noi abbiamo una percezione visiva dell'evento. Questo, dal punto di vista giornalistico, in particolare per quanto riguarda chi si occupa della restituzione visiva delle notizie, è stato un punto cruciale, perché ha capito che la notizia poteva passare attraverso, anche solo attraverso quello che le persone vedono. Faccio un esempio contrario: se io chiedessi che cosa è successo alla caduta della borsa nel 1929, sempre a New York, in pochi saprebbero raccontarmelo e soprattutto non me lo racconterebbero dal punto di vista visivo, ma dal punto di vista storico. Anzi, andiamo oltre. L'11 settembre siamo anche convinti, proprio perché abbiamo visto tutte le immagini legate a quell'evento, siamo convinti di sapere che cos'è successo. Per dirla un po' allegramente, non andremo nemmeno a verificare che cosa succede su YouTube. Stessa cosa per tornare adesso all'immagine tecnica che vi ho presentato poco prima, succede la stessa cosa. Noi, quando ci viene presentata quel tipo di immagine, immediatamente sappiamo di che cosa stiamo parlando e quindi non ci andiamo a informare su quello che è magari la vera percezione e creazione della vita e via dicendo. Tutto questo ovviamente nasce da appunto questa nuova disciplina che ha origine negli Stati Uniti, che è il visual journalism, che ha imparato a utilizzare l'atto di guardare per far passare le informazioni, insomma, per essere molto brevi e molto molto concisi e anche diretti. Fondamentalmente oggi, nell'epoca in cui tutti siamo collegati costantemente con i nostri device,
Quando facciamo scorrere notizie, che siano sulle pagine di Facebook piuttosto che in Google Notizie, la prima cosa che guardiamo immediatamente è l'immagine. Eventualmente facciamo immediatamente leggiamo qualche nota sotto, ma fondamentalmente nel momento in cui abbiamo visto quella raffigurazione, ci siamo già fatti un'idea di quello che potrà accadere e anche di quello che è l'intenzione che ha il giornalista visivo. Ecco, questa operazione è un'operazione che non è certo da sottovalutarsi, perché avendo trasformato l'immagine come notizia, abbiamo ribaltato quelli che erano i principi del giornalismo tradizionale, ovvero se prima per raccontare qualcosa dovevano essere le parole, e quindi erano le parole che avevano un significato e potevano trasportare delle notizie e soprattutto dei contenuti, oggi abbiamo ribaltato la situazione. Sono le immagini le prime a entrare in questa direzione, cioè a passarci le informazioni e di conseguenza anche a passarci i contenuti. Devo partire sempre con questa breve introduzione dal punto di vista teorico, perché dobbiamo capire che tutto questo accade proprio perché utilizziamo quello che viene considerato il nostro primo medium, ovvero il nostro corpo. Infatti, tutte le immagini, prima di accadere fuori di noi, in realtà accadono dentro di noi. Se ci pensate, tutto quello che noi vediamo e quindi la percezione che abbiamo del mondo, fondamentalmente è restituita dai nostri occhi attraverso delle immagini che entrano in noi. Queste immagini, per poterle decodificare, capire e poter dargli un significato, si aggregano a quelli che noi abbiamo inconsciamente come gli immaginari, cioè delle decodifiche che noi possiamo andare a utilizzare per interpretare. Insomma, sempre un po' facendo l'esempio con le parole che molto spesso sono più vicine, perché la scolarizzazione contemporanea ci ha portato ad utilizzare più le parole che le immagini. È un po' come dire, se io dico cane, qualcuno immediatamente il nostro pensiero ha un referente che è quello di cane, cioè che cosa significa quella parola. Allo stesso modo accade con le immagini. Nel momento in cui noi vediamo una cosa, il nostro referente visivo, in questo caso sono gli immaginari, immediatamente decodificano cosa stiamo vedendo. Capite come a questo punto si arriva brevemente a quella che è la visual literacy, cioè la letteratura visiva, che è l'elemento principale su cui noi lavoriamo. Andiamo a cercare di capire cosa sono questi immaginari e da dove derivano principalmente. Allora, ad oggi possono essere di due tipi. Ci sono quelli che arrivano dalla storia delle arti visive e quelli che invece arrivano dal cambiamento di paradigma avvenuto alla fine del secolo appena trascorso, ovvero il post-web. Nel primo caso, pensate a come anni e anni, no? Millenni di storia dell'arte, delle arti visive, abbiano generato a noi la visione delle cose e quindi immediatamente noi decodifichiamo delle cose o diamo dei significati alle cose a seconda di quello che è la cultura visiva che ci appartiene. Ma con la fine del scorso millennio, con quello che viene chiamato all'epoca postmoderna, c'è stato un grande rimescolamento in tutto questo, ovvero le immagini non sono più state considerate di serie A o di serie B, sempre per farla molto semplificata, ovvero le arti visive sono state contaminate anche da tutta quella produzione di immagini che è stata poi riversata nel mondo del web. E questo ovviamente ha creato dei nuovi immaginari. Ma andiamo a vedere due esempi proprio molto veloci per cercare di capire. Partiamo dai primi, cioè gli immaginari, quelli derivanti dalle storie delle arti visive. Non so in quanti di voi conoscono i pittori Pompier, sono quei pittori che alla fine del Novecento, scusate, cioè nella seconda metà dell'Ottocento, hanno iniziato a raffigurare la storia. Ma come sappiamo, in realtà non avevano tracce di quello che accadeva nella storia. Per cui si sono inventati, diciamo in un certo senso, quelle che potevano essere le raffigurazioni degli eventi storici. Questo loro modo di rappresentare in realtà è entrato molto nell'immaginario comune e specialmente attraverso quello che è stato il cinema hollywoodiano, l'altro elemento che ha diffuso tantissime immagini e ci ha fatto arrivare quello che noi oggi pensiamo che sia successo
come in questo caso nell'antica Roma. Insomma, la domanda è: perché noi immaginiamo che un gladiatore sia un bonazzo alla Russell Crowe? Ecco, la risposta è perché i primi a raffigurarlo, a raffigurare un gladiatore, sono stati i pittori pompieri, i quali hanno immaginato che fossero persone ai tanti belle e piacevoli, e di conseguenza a noi immaginiamo in quel modo. Cioè non riusciamo a immaginare, viceversa, per capirci, quello che può essere un gladiatore smilzo oppure leggermente goffo. Immediatamente è un uomo molto palestrato. E immaginate come questa si sia intrecciata anche con quella che è la figura eroica, e come a questo punto tutto l'immaginario visivo che noi abbiamo ritroviamo in questo senso. Ad esempio, pensate al pompiere americano, che noi ritroviamo sempre come figura eroica, e immediatamente scopriamo che è sempre un bell'uomo. Allo stesso modo, invece, andiamo a vedere cosa sono stati invece gli immaginari derivanti dal cambiamento di paradigma visivo, cioè quello del post-web. Come vi ho detto poco fa, in realtà in quel momento c'è stato un grande passaggio e tutte le immagini sono entrate nel web e abbiamo iniziato a guardarle continuamente, intensamente. O meglio, cosa è successo? È successo che la loro riproduzione, cioè la coppia della coppia della coppia della coppia, cioè tutti questi file che si staccano l'uno dall'altro, iniziano a raccontare esperienze diverse. È un grande cambiamento rispetto agli immaginari che arrivano dalla cultura e dalle arti visive, perché mentre il gladiatore aveva solo un'unica possibilità di essere, cioè quello eroico e possibilmente palestrato, in questo caso invece diventa diverso, perché navigando nello spazio della rete genera emozioni differenti a seconda del contesto in cui viene visualizzata. Cioè, allora, io qua ho portato due esempi, due raffigurazioni mie. Io queste due raffigurazioni, in realtà, posso farle diventare professionali, interattive, intellettuale, popolare, anonimo, esecutivo, elegante e via dicendo. Cioè, a seconda del posto in cui vado ad inserirlo. Cioè, se io uso questa immagine di me all'interno, che so, di Instagram, nella situazione fashion victim, automaticamente divento, diciamo, elegante. Ma se in realtà la stessa fotografia viene utilizzata da un magazine per dire che sono stato testimone di un incidente, sarò assolutamente anonimo. Quindi non è più l'immagine l'elemento base su cui ci muoviamo per poter dare una decodificazione, ma è l'immagine più il contesto in cui andiamo a inserirlo. Ma a questo punto, allora, che cosa ci raccontano le immagini? O meglio, come il visual journalism possa inserire le immagini per comunicare una notizia? Cioè, come può utilizzare, allora, chi fa questo mestiere, le immagini per poter spostare il pensiero da una parte e dall'altra? Vi ho portato due esempi derivanti dalla storia dell'arte. Da un lato Pollock e dall'altro Fragonard. Per chi non li conosce, almeno giusto velocemente, in un caso siamo nel dopoguerra del Novecento. Pollock inizia a ripensare quella che è l'arte contemporanea e inizia a far diventare il gesto l'elemento di raffigurazione. Dall'altra parte invece siamo in pieno Settecento, nella storia dell'effet Galland, e quindi in un pensiero che è riconosciuto come molto più, diciamo, superficiale o frivolo. Fatto sta che, infatti, se noi andiamo a vedere gli immaginari che hanno dato vita a queste due tipologie, in un caso, tutto quello che arriva da Pollock, ovvero pensate a tutto quello che è bianco e nero, sfumato seppia, sfocillmente sempre un po' sfocato, che è evanescente, immediatamente ci comunica qualcosa di intelligente. Cioè, non sappiamo bene che cos'è, ma sicuramente è qualcosa di intelligente. Dall'altra parte, tutto ciò che è legato al colore, all'allegria, alla frivolezza, no? Come nel caso di Fragonard, del gioco dell'altalena con la signora che perde la scarpa, immediatamente è considerato frivolo, superficiale. Ecco, se noi rimaniamo sul primo principio che vi ho appena raccontato, questi due elementi e tutte
che le immagini che derivano da questi immaginari possono raccontare in un caso solamente qualcosa di intelligente, nell'altro qualcosa di frivolo o di superficiale. Ma, come vi ho detto prima, all'interno del web qualcosa è successo, cioè il fatto che li si possa inserire all'interno di contesti diversi, possono anche questi cambiare assolutamente significato. Esempio, se io pubblico l'immagine di Pollock come all'interno di una situazione che chiamiamo malizia, immediatamente questa raffigurazione, tutte le raffigurazioni fatte di sfumati, di giochi di luci ed ombre, non sono più così intelligenti, ma anzi iniziano ad andare verso un'altra direzione, cioè quella più erotica. Viceversa, se invece io prendo le immagini di Fragonard e quelle che derivano da Fragonard e le inserisco in un contesto che chiamiamo Aspettando la morte, immediatamente il nostro pensiero cambia, cioè cambia anche il nostro vedere quelle immagini così superficiali e iniziamo a identificarle come qualcosa di nostalgico, di assolutamente lontano dall'altro pensiero. Ecco, in questo modo noi cambiamo la percezione delle immagini rispetto agli altri ed è un sistema che, riassumendolo, un visual journalist deve conoscere e apprendere molto bene, deve saper lavorarci, cioè deve saper lavorare in modo molto corretto. Ovvero, se io ho un immaginario intellettuale derivante dal pensiero di Pollock, quindi fatto di luci, d'ombre e sfumato, e voglio far passare qualcosa di intellettuale, lo utilizzerò così com'è. Ma se quella stessa cosa io la voglio far passare per qualcosa che non è, immediatamente lo inserisco in un contesto che può essere diciamo, so, un sito web, piuttosto che un'immagine, un hashtag di Instagram o un blog, con una dicitura assolutamente diversa. Noi immaginiamo Pollock con l'hashtag malizia. Viceversa, nel caso di Fragonard, tutto quello che è l'immaginario frivolo, superficiale, derivante dal rococò, immediatamente se lo utilizzo in quanto tale, vorrò raccontare qualcosa di superficiale. Se invece gli cambio contesto, e quindi come dicevo prima, uso un hashtag piuttosto che uso un blog o un sito che chiamo Aspettando la morte, immediatamente gli cambio la percezione. Capite come questo, quando noi entriamo nel sistema comunicazione, soprattutto nel passaggio delle notizie, possa cambiare e influenzare le persone che ci stanno guardando. Come ho detto all'inizio, siccome noi tutti più guardiamo le immagini che approfondiamo le notizie attraverso il testo, sono queste che poi spostano il nostro interesse e anche la nostra percezione delle cose, ma soprattutto la nostra opinione di quello che stiamo vedendo. Proviamo ora a vedere alcune tipologie di immagini. Perché? Perché quando si entra nel sistema della comunicazione, non solo ci sono gli immaginari e come utilizziamo gli immaginari per costruire le immagini, ma esistono anche delle tipologie di immagini che un visual journalist può utilizzare per poter raccontare e entrare in contatto con le persone, utilizzando questi sistemi di percezione visiva delle cose attraverso cui passano dei significati. Le prime che vi voglio raccontare, ne prenderò tre, giusto per capirci, sono quelle che vengono chiamate le immagini parassita. Cosa sono queste immagini parassita? Sono tutte quelle raffigurazioni talmente nascoste in noi che non accorgiamoci nemmeno della loro esistenza, in quanto le consideriamo belle, piacevoli e di gusto. O meglio, soddisfano il nostro bisogno di capire senza riflettere. Sono immagini queste che vengono utilizzate molto spesso, pensate, nel campo della moda, ad esempio, da lì arrivano, no? Cioè, c'è un motivo per cui noi, non so, il colore blu per anni non l'abbiamo considerato piacevole e di scontro ci piace, e ci piacciono tutte le cose blu. Come ci è arrivata quell'informazione? Non certo attraverso i testi, ma attraverso quello che abbiamo visto. Perché? Perché in realtà le immagini che sono state costruite per farci arrivare l'idea di farci piacere il blu
state costruite in modo da passare attraverso di noi senza farci riflettere, ovvero ci hanno parassitizzato. Facciamo un esempio invece diverso. In questo caso io vi ho messo tutta una serie di immagini di famiglia. Quali, vi chiederei se foste qui con me, sono le parassite e quali sono quelle che sono state parassitate, quelle sopra o quelle sotto? Ecco, siccome non possiamo essere qua insieme e quindi non possiamo chiedervelo a uno, inizio io con la risposta. In realtà quelle che sono state parassitate sono quelle che trovate sopra, cioè ovvero quelle dedicate alle famiglie arcobaleno. Ma che cos'è stato successo? Cos'è successo in particolare? Se noi guardiamo prima le immagini sotto, cioè l'idea di famiglia felice, cioè è sempre composta, se guardate, da un papà bello, una mamma bella, uno o due figli, possibilmente belli e sorridenti. Questo sistema che ormai è entrato in noi e in un certo senso le riconosciamo quasi come stereotipo, quando è stato il momento di far passare l'idea positiva di famiglia arcobaleno, è stata ripresa la stessa tipo di immagine, cioè ci hanno mostrato nuovamente la famiglia felice, fatta in questo caso da un papà bello, una mamma, cioè, scusate, due papà belli, due mamme belle e dei bambini belli e felici. In questo modo a noi è passato in modo molto diretto l'idea che anche quella è una tipologia di famiglia. Questo che cosa ci mette davanti come elemento molto, molto importante dal punto di vista teorico? Che se da un lato le immagini parassita possono essere utilizzate per fini etici e per fini positivi, come io credo in questo caso, possono anche essere utilizzate in senso contrario. Cioè se io avessi utilizzato qualcosa che ci fa paura per mostrarci una nuova idea attraverso le tipologie di qualcosa che ci fa paura, immediatamente ne saremmo stati parassitati in modo negativo. Ad esempio, se io prendo una persona barbuta e gli metto in testa un turbante, immediatamente ho un terrorista. E se utilizzo questo principio perché voglio denigrare una persona, immediatamente posso far passare, avvicinare anche lei a quella tipologia di percezione. O viceversa, posso utilizzarla, sempre in senso positivo, oltre in questo caso, anche per passare più intellettuale di quello che non sono. Mi basta andare a riprendere l'immaginario creato da Pollock e quindi mi trasformerò in bianco e nero, immediatamente diventerò sfumato e cercherò di essere il meno diretto possibile e immediatamente passerò come un intellettuale, lontano da quello che è lo stereotipo dell'intellettuale, quello seduto davanti alla libreria con l'indice appoggiato al mento e che invece capiamo immediatamente. Allora qual è la differenza tra l'immagine stereotipo e quelle parassita? Che le immagini stereotipo sono cliché facilmente riconoscibili. Tutti noi sappiamo riconoscere in uno stereotipo, lo so, quello della casalinga sempre felice nelle pubblicità, che è contenta di lavare la propria casa. Ma mentre invece le immagini parassita, col fatto che albergano dentro di noi, quale frutto del dilagante prebenismo visivo che stiamo vivendo, che è tipico della nostra cultura, sono più difficili da individuare. Infatti, ne consegue che nel caso delle immagini stereotipo tendiamo a delegarle, portarle fuori di noi, in quanto crediamo appartengano solo agli altri. Nel caso delle immagini parassita, percependole piacevole di gusto, per riconoscerle dobbiamo invece agire su noi stessi, mettendoci in discussione per fare un lavoro di introspezione. Questo qua, sempre se mi concedete velocemente una piccola parentesi dal punto di vista teorico, che cosa vuol dire? Vuol dire che l'immagine stereotipo noi la riconosciamo nell'altro, vediamo l'altro come famiglia felice, per fare l'esempio che avevamo prima, e non noi, ovvero vediamo, diciamo, gli altri vedono nel papà bello, la mamma bella e i due figli belli e felici, la famiglia felice. Però la sua versione parassita invece utilizza questo nostro modo di vedere per farci passare un'altra informazione, cioè tutte le famiglie possono essere felici e belle e soprattutto possono essere e sono uguali. E
E se da un lato funziona molto bene dal punto di vista della comunicazione giornalistica, concedetemelo, crea una difficoltà a chi si occupa invece di creatività, perché a quel punto è difficile far passare una nuova idea di famiglia. E per fare sempre l'esempio, tornando a quella che vi ho presentato prima, la famiglia Arcobaleno, in questo caso, dovendo presentare una nuova tipologia di famiglia, avrebbe potuto anche raccontarci una nuova forma di famiglia, esagerando, un papà grasso, un altro papà basso e magro e un figlio non particolarmente piacente, perché comunque sarebbe stata sempre famiglia. Ma il fatto che il visual journalism invece deve far passare la notizia e quindi si occupa meno di creatività e più di comunicazione visiva, ha utilizzato questa tipologia di immagini. Passo a un'altra tipologia di immagine in questo caso, che sono invece quelle che vengono considerate le immagini immaginarie. E si tratta di tutte quelle raffigurazioni che incontrandole pensiamo di vedere. Noi pensiamo di vedere una raffigurazione della realtà, ma di fatto si sta solo vedendo una sua composizione ottenuta per frammenti, gli stessi che puoi utilizzare per cambiare la notizia stessa. Ovvero, cosa succede? Che quando noi vediamo un'immagine, intanto sfatiamo un mito che ci portiamo dall'Ottocento. Le immagini, in particolare le fotografie, non raffigurano mai la realtà. Questo ormai tutti i pensatori e tutti i teorici l'hanno raccontato. Le stesse immagini giornalistiche, anche quelle famose, non sempre sono scatti rubati alla quotidianità, ma molto spesso sono stati costruiti proprio per far passare il concetto. Ecco, questa cosa deve iniziare a entrare in noi, cioè il fatto che non raffigurano la realtà, per un visual journalist sono immagini immaginarie, cioè immagini che può utilizzare, strecciare, allargare, stringere, cambiare, modificare, per poter ottenere altre informazioni. Vi faccio un esempio con un paradosso, che è quello che viene chiamato il paradosso della pagina bianca. Se voi prendete un qualsiasi programma di video editing e aprite una pagina bianca e fate uno screenshot, quello screenshot che sarà uno screenshot tutto bianco lo mettete in una cartella. Dopodiché fate degli zoom in avanti e ogni tanto fate degli screenshot e li mettete nella stessa cartella. Fate degli screenshot indietro, quindi restringete e di nuovo prendete quello che scattate e lo mettete in una cartella. Se andate a vedere che cosa avete nella cartella, in realtà avete tutte delle immagini tutte bianche, ma dal punto di vista teorico e del posizionamento di quello scatto, in realtà non avete immagini che sono tutte uguali, anche se vi sembrano tutti uguali. Ecco, la raffigurazione della realtà avviene nello stesso modo. In realtà noi andiamo a scattare quell'attimo, che però è la costruzione di un attimo, ma non è la raffigurazione del suo insieme. Per fare un esempio, in questo caso vi porto il caso di Robert Desnoyers, credo che questa sia una fotografia che credo tutti conosciate, no? Famosissima, quella del bacio davanti all'Hotel de Ville a Parigi. Non so se tutti sanno che questa non è una foto giornalistica rubata di stampe, cioè in realtà Robert Desnoyers alla fine degli anni, verso gli anni 90, finalmente dopo che tante persone si erano presentate per avere i diritti su questa fotografia dicendo in realtà hai fotografato noi di nascosto, ha dovuto rivelare a tutti che si trattava di due attori che lui ha preso, posizionato e fotografato per la rivista Life. Allora, in realtà è un antesignano di quello che è successo nel web e quindi per primo ha creato quella che poteva essere un'immagine immaginaria, cioè uno scatto che chi vede percepisce come qualcosa di quell'istante, ma che in realtà è stata ben costruita per poter raccontare tutto. Infatti, se noi andiamo a frammentare questa immagine, no? Quindi oggi che ce l'abbiamo nel web e possiamo scaricarla e quindi modificarla, dargli elementi diversi, immediatamente iniziamo a vedere che contiene tante situazioni diverse. Posso, come nel caso qua a sinistra,
andare a evidenziare solamente l'uomo col basco che, lo guarda, che sta per li sta per raggiungere e quindi vedere il loro, scusate, nascondere quello che è il bacio vero e proprio. Oppure viceversa, posso evidenziare solo il bacio con la signora che invece li sta guardando con aria più maliziosa. Oppure posso modificare l'immagine, renderla più inquietante usando i toni del rosso o posterizzarla, oppure addirittura ridisegnarla con il lato sinistro. Quindi la domanda che ci dobbiamo porre ogni volta che da un lato siamo visual observer è quanti altri frammenti ha questa stessa immagine e qual è il frammento che mi è stato mostrato, oppure se siamo visual journalist, quali sono tutti i frammenti di questa immagine che io posso andare a utilizzare e quale è quello che io voglio estrapolare per dargli un significato. Capite come iniziare a vedere l'immagine da questo punto di vista possa anche invogliare le persone a intraprendere da un lato un percorso lavorativo assolutamente nuovo e cross-mediale, come si dice, come quello del visual journalist, oppure dall'altra parte, come visual observer, iniziare a capire che quello che vediamo molto spesso è un sistema di informazioni, un'informazione chiara, dettata da chi ha deciso di mostrarci quella cosa. E questo è importante perché se noi impariamo a questo nuovo linguaggio, possiamo anche arricchirlo di più significati. E quindi, da un lato, in un certo senso, difenderci da quello che ci dicono in modo, e ci mostrano in modo da poterci riflettere, e dall'altro poterci sovrapporre altri significati ben più profondi. Esistono poi altri tipi di immagini, che sono quelle che vengono chiamate le fake image. Parto da quasi un paradosso, che malgrado il nome che portano in sé, non sono ritenute per forza negative, cioè non sono create con l'intento preciso di disinformare. Questo perché? Perché un'immagine non è la realtà, come vi ho appena detto, non è quello che viene rappresentato, ma è il loro uso che dipende da. Che le fa pendere verso essere più o meno fake. Ovvero, io posso utilizzare un'immagine non vera per raccontare qualcosa di assolutamente etico, oppure utilizzare qualcosa di non vero per dire assolutamente qualcosa di non etico. È una questione proprio di calibratura che ne fa il visual journalist. È un punto, credo, importantissimo dal punto di vista di questo mestiere, perché capire che hai in mano a questo punto, con questa breve infarinatura, il cambiamento di pensiero delle persone, perché se vedono un'immagine immediatamente sposteranno il loro pensiero da una parte o dall'altra, è anche importante capire che ci deve essere una buona dose di etica e di cercare di portare questo loro pensiero possibilmente verso qualcosa di positivo. Ma tornando alle nostre fake image, vengono considerate fake image etiche quelle che creano una realtà possibile, cioè c'è la possibilità che quella cosa da qualche parte esista. Esempio, facciamo un esempio, tornando alla cultura visiva, ad esempio la raffigurazione del paradiso è una fake image etica. Perché? Perché fondamentalmente nessuno l'ha visto, nessuno sa dov'è, nessuno sa se esiste e quindi in realtà non potremmo raffigurarlo se non fossimo, se noi pensiamo solo attraverso il pensiero scientifico. E quindi diciamo è una fake image. Però, d'altra parte, è anche una fake image etica, perché comunque l'idea di paradiso aiuta le persone a vivere in un modo, diciamo, sempre più positivo. È invece una fake image non etica quella che volutamente modifica la realtà, creandone una non plausibile, cioè il mostrare qualcosa che quando mi ci troverò così non è. Per fare sempre l'esempio del paradiso, siccome si pensa, se si vuole proporre il paradiso come luogo positivo, una sua raffigurazione non positiva creerebbe una distorsione visiva. Per
Perché in realtà noi racconteremmo qualcosa che non c'è, in modo assolutamente non plausibile. Capisco che è un filo molto sottile e anche scivoloso quello che vi sto raccontando, perché il limite è sempre difficile da calibrare, soprattutto quando un visual journalist non è altamente etico. Però per essere più chiaro, vi porto invece un esempio molto contemporaneo e vi faccio vedere queste due raffigurazioni. Sempre, se voi foste qui con me, vi chiederei quale di queste due immagini è stata scattata in Austria e quale invece no. Ovviamente non siete qui con me e cercherò di spiegarvi la situazione. Una delle due non è austriaca. È stata scattata in Cina, ovvero in Cina è stato costruito un paese totalmente identico a un paese dell'Austria. Bene, allora svelo il segreto: quella di sinistra è il paese autentico, quella di destra invece è il paese costruito in Cina. Ma se io non vi avessi detto questo, avrei potuto utilizzare questa immagine in entrambi i casi, dicendovi questa è l'Austria o questa è la Cina, avrei utilizzato in modo etico o non etico questa raffigurazione. Allora l'avrei fatto in modo etico utilizzandole entrambe, dicendo in Austria è possibile trovare questa raffigurazione. Noi, questa emozione che ci ha dato, no? Questo piacere del lago piuttosto che dei fiori alle finestre, immediatamente ci avrebbe creato un senso di positività. E recandoci in Austria non avremmo trovato espressamente questi due luoghi, ma avremmo trovato lo stesso tipo di atmosfera. Quindi immediatamente ci sarebbe passata una fake image, proprio perché non costruita in Austria, specialmente quella di destra, una fake image per passare qualcosa di positivo. Qualcosa di negativo, invece una fake image negativa, diciamo, non etica, l'avremmo avuta se io vi avessi detto, questa è Innsbruck e andando in Innsbruck potrete vedere questa immagine. Ecco che immediatamente quando voi vi recate a Innsbruck non trovereste né quella di destra né quella di sinistra. Quindi, pur essendo scattata una in Austria e l'altra no, dicendo questa è Innsbruck, in entrambi i casi io avrei fatto un lavoro sbagliato, cioè avrei utilizzato in modo non etico la stessa questa tipologia di immagini. Capite come di nuovo dobbiamo sempre essere da un lato come Visual Observer allerta quando vediamo le immagini che ci vengono divulgate, perché raffigurano possibilmente, quando sono etiche, qualcosa che è possibile che ci sia, ma dall'altro possono raccontarci qualcosa che non c'è. Faccio un piccolo inciso velocissimo. Anche la stessa raffigurazione che viene fatta delle immagini del Tirolo, che sia austriaco o italiano, o tedesco, sono poi la costruzione di una riproposizione di un immaginario, cioè noi non riusciamo a pensare a quelle zone senza pensare ai gerani alle finestre, la pietra per terra, e le casette con i tetti a spiovente. Ecco, per tornare all'origine di quello che vi ho detto all'inizio di questa chiacchierata, ecco che l'immaginario austriaco ha lavorato su di noi, è stato creato da quello che è la comunicazione di quel luogo, per noi è ormai indubbio che è così, quindi se vi avessi mostrato questa immagine, che se volete è diventata anche un'immagine parassita di quel luogo, perché se voglio far sembrare quel luogo appetibile, e comunque immediatamente percepito come dell'Austria, uso quell'immaginario. Pensate alla foto di destra, dove invece è stato costruito in Cina. È immaginaria perché allo stesso tempo io posso andare a zoomare, modificare, cambiare per dargli significati diversi, ma soprattutto
quegli stessi immaginari che sono stati creati per raccontare il Tirolo oggi ci raccontano un'unica possibilità. Capite come un visual journalist a questo punto possa utilizzare tutto questo meccanismo, questo susseguirsi, no, di scatole e spostando, calibrando, dosando più uno, più l'altro, più qualcosa, più qualcos'altro, un taglio o una sfumatura, ci possa far cambiare idea. Allora andiamo a vedere, giusto per concludere, quali sono i sei principi che un visual journalist deve saper maneggiare, perlomeno per iniziare ad entrare a far parte di coloro che fanno questa professione. Tenete presente che ad oggi molti giornalisti americani si stanno spostando proprio in questa nuova professione. E fatto sta che lo stesso giornalismo americano in questo momento sta diventando quello più forte, quello più influente. Partiamo da quasi riassumendo tutto quello che vi ho brevemente raccontato. Partiamo dal primo punto. È ovvio che se si vuole lavorare con le immagini, dobbiamo avere almeno una conoscenza di base della storia dell'arte e della visual culture. In che senso? Non vi è chiesto di conoscere che so, dalla Venere di Willendorf fino all'ultima opera multimediale, ma perlomeno che non confondiate, che so, Rembrandt con Caravaggio, che non confondiate Kaplan con Cindy Sherman, che non confondiate i grandi grafici del Novecento. Cioè, bisogna comunque iniziare ad avere una cultura visiva molto forte, capire come sono fatte le opere d'arte, oppure le immagini che oggi ci arrivano attraverso i video, attraverso il web, e dobbiamo iniziare a non confonderle, perché ovviamente capendone un po', come brevemente avevo riassunto prima, la differenza che esiste tra Pollock e una Fête Galante del periodo rococò è fondamentale, perché in questo modo si possono capire quali sono gli elementi visivi che hanno influenzato l'immaginario collettivo successivo e come poterli andare ad utilizzare. Ovviamente il secondo punto è quello della tecnica dell'istituzione delle immagini. In che senso? È ovvio che se voglio fare il visual journalist, devo saper costruire, un'immagine. Non è chiesto espressamente che si faccia tutto da soli, anzi, il più delle volte in questo mestiere si è dei team, quindi ci sarà qualcuno più bravo, che so, con Photoshop, qualcun altro più bravo a scattare le immagini, qualcun altro più bravo a costruirle. Ma queste tre figure insieme devono poter collaborare e comunque tutte e tre devono conoscere dove si muove l'altro, cioè chi si occupa, ad esempio, della costruzione dell'immagine deve sapere se quell'immagine tecnicamente è riproducibile, in modo che chi più si occupa della tecnica possa lavorare nel modo migliore possibile. Un consiglio che do quando parliamo di tecnica è sempre questo: attenzione. I programmi per creare immagini vengono continuamente, ne nascono sempre di nuovi. Quindi non focalizziamoci solo su uno, ma cerchiamo di capirli tutti. Poi, eventualmente, a seconda di quella che è la restrizione che vogliamo dare della nostra notizia, sceglieremo l'uno o l'altro. Ovviamente l'altro punto fondamentale è saper distinguere le tipologie di immagini e come funzionano. Io in questo caso ve le ho presentate tre tipologie: le immagini parassita, le immagini immaginarie e le fake image. Ma in realtà sono molte di più. Potremmo parlare, ad esempio, come racconto anche nel libro, della differenza tra un'immagine statica e un'immagine dinamica, cioè che differenza c'è tra una fotografia e un filmato? Che differenza c'è tra un filmato e una slideshow? In realtà la percezione delle persone cambia, perché cambia quello che sta vedendo e soprattutto cambia l'approccio che hanno verso la decodifica di quello che vedono, e automaticamente cambia anche quello che poi immaginano, e infine cambia quello che pensano e vengono influenzati. Quindi distinguere le tipologie di immagini è fondamentale, perché non solo riesco a capire qual è quella più adatta
alla notizia che devo far passare, ma posso anche utilizzarle mescolandole l'una con l'altra, un po' come vi raccontavo prima, guardando l'immagine del finto Trentino, della finta Austria scattata in Cina, come in realtà mettesse insieme sia la fake image quanto l'immagine parassita, tanto quanto un'immagine immaginaria. Immaginiamoci, quindi pensate se poi fosse stato un filmato, avremmo avuto ulteriori situazioni di comprensione del tutto. Altro tema fondamentale per chi vuole fare questo mestiere è quello di sapersi muovere nel web senza essere autoreferenziale. Ecco, l'autoreferenzialità credo che sia l'elemento più difficile, anzi più ostico per chi fa questo mestiere. Perché l'autoreferenzialità fa dimenticare che noi stiamo comunicando per essere compresi dagli altri e non apprezzati dagli altri. È una differenza fortissima e sostanziale. Cioè io devo raccontarti una notizia, non ti devo dire quanto sono bravo a raccontare quella notizia. Purtroppo non riesco a vedere le vostre facce, ma credo che capiate la differenza fra queste due cose. Perché un bravo comunicatore, e in particolare un bravo visual journalist, in realtà racconta la notizia e fa in modo che l'altro la comprenda, utilizzando gli immaginari che l'altro da lui conosce, utilizzando le figure e le immagini, i colori che l'altro conosce, e non quelle che lui ritiene più belle perché il suo gusto porta in quella direzione. Per fare un esempio, se io voglio comunicare con un pubblico diffuso, che non è particolarmente, diciamo, scolarizzato o comunque non è legato al mondo, che so, degli archetipi, disegnargli un cerchio in realtà non parla di unione, perché in realtà non è il suo linguaggio, è un linguaggio talmente astratto, talmente autoreferenziale e culturale di chi lo sta facendo, che non raggiunge il pubblico. Ecco, l'autoreferenzialità capisco che è difficilissima da bucare, ma è anche l'elemento che molto spesso ci nega il movimento all'interno del web. Si possono fare degli esempi, in questo caso anche degli esercizi, no? A volte io dico, provate a creare un'immagine, provate a buttarla nel web e vedete le reazioni degli altri. Ecco, attraverso come gli altri reagiscono, riusciamo a capire se il nostro messaggio è passato o seppure abbiamo semplicemente raccontato quanto siamo colti o quanto siamo bravi con l'uso di Photoshop. È ovvio che il quinto punto non poteva che essere interessati a quanto vedi, perché ovviamente l'atto di guardare è alla base di questo mestiere. Non si può voler essere visual journalist ed essere assolutamente distratti. Io molto spesso, anche con i miei studenti in università, faccio questo gioco. Dico, quando siete in giro per la città e vedete una persona, fatevi subito questa domanda: perché quella persona è lì? E come posso raccontare il fatto che quella persona si trovi in quella situazione? Ecco, se quando noi andiamo in giro iniziamo a porci questa domanda e chiederci perché quella persona è lì, perché quell'oggetto si trova in quella situazione e come posso raccontare questa cosa? Ecco, in questo modo iniziamo ad attivare anche quando siamo in giro, quindi facendo un esercizio visivo, che ci permette di immaginare quella che potrebbe essere un'immagine che racconta l'avvenimento. Cioè incontro, per fare un esempio, una signora con le borse della spesa alla fermata dell'autobus, la mia domanda deve essere: perché quella signora è lì con le borse della spesa? Come posso raccontare questo avvenimento a qualcuno? Lo so, è un avvenimento puramente casuale di tutti i giorni, ma sicuramente un bravo visual journalist saprà farcelo passare come qualcosa di straordinario, di unico. Ovviamente l'ultimo dei sei punti che mi esorto a prendere in considerazione è quello di esplorare la propria creatività. Perché
Perché sì, vi ho detto, utilizzare tutto questo lessico di immagini, no? Che trovate, che cerco di raccontarvi per fare questo mestiere, è sicuramente interessante. Ma come nella scrittura, se noi impariamo la grammatica, è dopo la nostra creatività che crea un bellissimo testo. Ecco, allo stesso modo, nel momento in cui noi abbiamo imparato come si distingue Rembrandt da Caravaggio, quali sono gli elementi che possiamo utilizzare, le tecniche che possiamo utilizzare per restituire le immagini, quali sono le tipologie di immagini, quindi la nostra struttura grammaticale. Se impariamo a non essere assolutamente autoreferenziali e ci siamo aperti agli altri guardando quello che vediamo, a quel punto abbiamo tutti gli ingredienti per poter iniziare a esplorare la nostra creatività e creare quella che sarà l'elemento di distinzione nostro, cioè quello che farà in modo che noi come giornalisti visivi potremo essere da un lato riconosciuti, ma soprattutto perché siamo capiti da chi ci sta guardando. Spero di essere stato nei tempi. E quindi di avervi potuto raccontare velocemente questa situazione. Se avete delle domande, io sono a disposizione. Non ci sono domande, potrei dire che probabilmente sono stato molto chiaro. Giselle mi scrive, molto interessante il discorso dell'immaginario, ho svolto una tesi di laurea in antropologia visuale sulla fotografia etnologica. Ho indagato il concetto di immaginario collettivo e cultura visiva. Ecco sì, Giselle, questo credo sia un buon punto di partenza per poter fare questo tipo di mestiere, anche perché la fotografia etnografica è comunque una fotografia dalla quale è partito anche quello che poi è diventato il fotoreport, no? Quindi raccontare un altro mondo attraverso la cultura visiva. E soprattutto, come tu giustamente probabilmente hai raccontato, immagino, nella tua tesi, l'immaginario collettivo e la cultura visiva molto spesso si confondono. Ti lancio semplicemente una cosa velocissima. Attenzione perché con il mondo del web anche l'immaginario collettivo è cambiato. Adesso qua ve l'ho raccontato molto velocemente, però tieni presente che il fatto di rivedere riproposta una stessa immagine e anche la stessa immagine di noi stessi ha cambiato anche la percezione non solo di noi verso gli altri, ma di noi verso di noi. E quindi il nostro immaginario collettivo è diventato leggermente distopico. Mi fai anche un'altra domanda. Quindi le immagini parassita cercano di limitare le immagini stereotipo. In realtà le immagini non è che le imitano prevalentemente. In realtà utilizzano le immagini stereotipo per far passare qualcosa di nuovo. Anzi, ti dirò di più, molto spesso le immagini parassita con il tempo diventano stereotipo e poi possono essere riutilizzate. Esempio, se negli anni 70, a fine degli anni 70, quando il Mulino Bianco ci ha presentato la prima famiglia felice in Italia, cosa è successo? È successo che all'inizio era un'immagine parassita, cioè tutti volevamo comprare quel prodotto perché volevamo essere così e non ci ponevamo la domanda se era o meno uno stereotipo.
Poi, nell'arco di 35 anni, ovviamente quel tipo di famiglia è diventata uno stereotipo, ma quel tipo di stereotipo che, come facevo l'esempio, credo ritengo positivo delle famiglie arcobaleno, hanno utilizzato quegli stessi principi per far passare un nuovo pensiero. Quindi, in realtà non le imitano, anzi molto spesso le producono per poi tornare su loro stesse, quindi è una sorta di cerchio, perché nel momento in cui diventano stereotipo rischiano di non accettarle più. Pensa, per tornare all'esempio della moda, come nella moda questo venga molto, molto utilizzato, cioè quando un abbigliamento o qualcosa del genere diventa stereotipo, automaticamente la moda non lo utilizza più, però lo reinterpreta e ce lo ripresenta magari 20 anni dopo sotto un'altra forma. E quindi utilizzando l'immaginario, quindi la parassita di quello che vedevamo. Spero di essere, Giselle, di essere stato chiaro. Ringrazio anche Arianna che mi fa i complimenti e le è piaciuto quello che ho detto. Grazie a te. Ci sono altre domande oppure se Giselle sono stato chiaro? Altre due domande sempre di Giselle. Come può un visual journalist comunicare a culture visive diverse? Secondo lei il web sta omologando l'immaginario collettivo a livello globale? Allora, Giselle, alla prima domanda cerco di risponderti brevemente, anche se in realtà è una cosa molto complessa, perché per comunicare con culture visive diverse, in realtà entra in gioco un altro elemento della teoria visiva, cioè quello che viene definito l'altro geografico da me, che si tratta di tutte quelle persone che non sono nel mio sistema culturale e storico, ovvero nel momento in cui, così inizio a parlarti anche della seconda domanda, nel momento in cui noi siamo tutti connessi attraverso il web, siamo connessi nel momento in cui accendiamo il computer o accediamo al nostro mobile device. Quindi tutto accade qui e ora, in quell'istante, anche l'immagine. Ecco, in realtà, quindi quel momento è un costante presente che ci mette nella condizione di non avere precisa cognizione di quando una persona vedrà la nostra informazione visiva. Cosa succede allora? Che l'altro geografico da me è sia colui che si trova in un'altra situazione, sia colui che si trova in un altro tempo. Capisci che è difficile comunicare con questo, ma esiste un sistema che è quello di indagare l'altro geografico con cui io voglio entrare in contatto. Faccio un esempio sempre molto molto semplice. Io sono un docente universitario che si occupa di cultura visiva e scrive libri in merito. Però ci sono dei momenti in cui vado in palestra. Vado in palestra e parlo con i miei amici della palestra, di calcio e di altre cose che non si possono dire, via web, in un webinar. Ecco, io non cambio, ma cambia l'altro geografico a cui appartengo. Cioè, quando io sono nella mia posizione di docente universitario, avrò un immaginario visivo di un certo tipo, diciamo colto o comunque pieno di informazioni. Nell'altro momento, quando sono in palestra, il mio immaginario e il visivo sarà completamente diverso. Ecco, andare a indagare come, a seconda di dove ci troviamo e quali sono le aree di influenza visive di quell'area con cui io voglio andare a comunicare, ci aiuta a comunicare con le persone. Quindi, se devo comunicare con le persone che sono nella palestra, me compreso, che in quel momento sono senza le barriere culturali, ma sono assolutamente in un momento di svago, verrà utilizzato un sistema visivo diverso. E chi vuol fare questo mestiere apprende attraverso una serie di esercizi come costruire l'altro geografico da sé, cioè quell'altro con cui vuole comunicare. Anche perché andando nella situazione sotto, in realtà il web non ci ha omologato l'immaginario collettivo. Anzi, ne sta costruendo di tanti molto, molto sfumati. Per
Perché l'immaginario collettivo che noi crediamo che il web ci possa far passare, in realtà non è così, anzi, ha messo in evidenza la differenza. Ti faccio sempre un esempio sperando di essere chiaro. Se io utilizzo gli archetipi molto spesso utilizzo gli archetipi che sono del sistema occidentale. Ma se vado nel sistema orientale, e quindi che il web me lo permette, quindi mi permette di mostrare un'immagine a una persona che vive a Guangzhou, quindi non è una cosa difficile, però quell'immaginario in realtà non è quell'archetipo, non è un archetipo che gli appartiene, e quindi rischio di comunicargli qualcosa di diverso. Ed è lì che entra in gioco quello che dicevo prima, cioè l'uso dell'altro geografico, lo studio dell'altro geografico da me. Perché se io ho capito chi è quella persona, automaticamente, e dove si trova e quali sono i suoi archetipi visivi, saprò costruire in modo non autoreferenziale, quindi dal mio sistema occidentale, qualcosa che informi lui. Altrimenti, sbaglio comunicazione, insomma, per farla anche un po' più leggera, se volete, è un po' quello che è successo con Dolce & Gabbana. Hanno utilizzato il sistema della comunicazione occidentale applicata a un altro geografico che invece non ha capito e non ha capito quello che loro gli volevano dire. Per cui se il loro spot poteva essere ironico, divertente nel sistema occidentale, nel sistema orientale non ha funzionato. Perché? Perché il pensiero è diverso, perché non hanno guardato quali sono gli immaginari a cui fanno riferimento, non hanno guardato chi era il loro altro geografico, ma hanno utilizzato l'errore che vi dicevo prima, il grande errore di chi fa questa comunicazione sono stati autoreferenziali, ma un'autoreferenzialità che ti è arrivata come un boomerang. Giselle, spero di essere stato chiaro e con questa vi saluto e spero che possiate leggere questo libro e trovarci ben presto in un altro webinar. Saluti!